Amici, bentrovati e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Al via stamani nel Tribunale di Catania il processo con il rito abbreviato all'ex sindaco di Aci Catena Ascenzio Maesano. È accusato di corruzione, alla sbarra anche l'ex consigliere comunale Orazio Barbagallo, chiesti per l'ex primo cittadino 5 anni e 4 mesi di reclusione. Mercoledì prossimo la sentenza. Sentiamo Rosaria Rinaudo. 7 anni di reclusione che con il rito abbreviato si riducono a 5 anni e 4 mesi. Questa è la pena chiesta dal pubblico ministero Barbara Laudani per Ascenzio Maesano, l'ex sindaco di Aci Catena, finito alla sbarra per un giro di tangenti con l'accusa di corruzione in concorso. Stamani davanti al GUP Giuliana San Martino si è aperto il processo con il rito abbreviato che vede imputato con la stessa accusa anche Orazio Barbagallo, ex consigliere comunale di Aci Catena, responsabile dell'ufficio ragioneria. Per quest'ultimo la procura ha chiesto, al netto del rito abbreviato, 5 anni e 2 mesi. La difesa di Ascenzio Maesano, sostenuta dai legali Millia e Marletta, chiede la soluzione dell'ex sindaco catenoto e durante una breve sospensione dell'udienza, così l'avvocato Marletta commenta la pena richiesta. Sì, una richiesta che tutto sommato ci aspettavamo, a noi sembra veramente eccessiva. Noi abbiamo, a nostro modo di vedere, dimostrato al giudice come in effetti nessun atto illecito sia stato commesso dal Maesano e quindi confidiamo in una sentenza che sia più giusta. Cosa chiedete? Noi abbiamo chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste e comunque che i fatti vengano in ogni caso riletti dal giudice. È apparso sereno Ascenzio Maesano stamane, presente nell'aula 1 del GIP al piano terra del Tribunale di Catania. L'udienza si è celebrata a porte chiuse, fuori ad attendere amici e parenti dei due imputati. Al centro dello scandalo, una vicenda legata all'appalto per la fornitura di servizi informatici, affidato per anni alla Holy Consulting. L'inchiesta vede di fatti coinvolto anche l'imprenditore Giovanni Cirami, che ha scelto invece il rito ordinario. La prima udienza il mese scorso è stata rinviata al 2018. Cirami avrebbe pagato per aggiudicarsi il progetto europeo di teleassistenza On Care, un affare di migliaia di euro. L'accordo sulle presunte tangenti Barbagallo faceva da tramite sarebbe venuto a galla nell'ambito di un'altra indagine più corposa della Direzione Investigativa Antimafia di Catania, in particolare attraverso un'intercettazione in auto. Il caso scoppia il 10 ottobre scorso, quando Maesano e gli altri indagati vengono arrestati per corruzione in concorso. Dopo 3 settimane in cella, l'ex sindaco, intanto dimessosi per lasciare posto al commissario Vincenzo D'Agata, viene posto ai domiciliari, dove si trova attualmente. La sentenza è attesa per mercoledì. I carabinieri della stazione di Catania Nesima, in collaborazione con i colleghi del nucleo radiomobile del comando provinciale Etneo, hanno arrestato, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, un 54enne di Catania. Sono stati i vicini di casa, sentendo le urla della moglie, a chiamare il 112. L'uomo poco prima, al culmine di una lite, aveva picchiato la consorte e, temendo di essere arrestato, aveva anche chiuso la porta di casa e successivamente aggredito i militari, che erano comunque riusciti ad entrare. Dopo una concitata colluttazione, l'uomo è stato ammanettato. Gli sono stati concessi i domiciliari in casa della madre in attesa del giudizio per direttissima. La vittima è stata medicata all'ospedale Garibaldi Centro. Gli è stato riscontrato un lieve trauma cranico guaribile, con alcuni giorni di riposo. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Via Grande, dove sono stati consegnati stamani i lavori per il restauro della chiesa di Santa Caterina. Il luogo di culto, tanto caro agli abitanti del paese etneo, è chiuso da 15 anni perché inagibile. Sentiamo Francesco La Rosa. Sarà rifatta la copertura della chiesa di Santa Caterina a Via Grande, con conseguente messa in sicurezza della struttura. Aggiudicati infatti i lavori di manutenzione per un importo complessivo leggermente superiore ai 125.000 euro. Un traguardo importante raggiunto dall'amministrazione guidata dal sindaco Leonardi, dopo la sentenza della TAR che ha ripristinato il finanziamento iniziale. Il comune di Via Grande infatti nel 2015, tramite l'ufficio legale, si era opposto alla revoca del finanziamento inizialmente disposto dalla regione siciliana. Sì, oggi mi permetto di dire che è un giorno veramente bello e particolare per la nostra comunità di Via Grande, ma in modo particolare per la comunità di Santa Caterina. Dopo 14 anni finalmente riusciamo oggi a dare la consegna dei lavori e speriamo nell'arco di 5 mesi di poter fare questi primi interventi, che sono quelli più necessari, che riguardano in ogni caso la copertura del tetto, quindi, che ha fatto sì che all'interno le infiltrazioni hanno distrutto un po' tutto. Quindi passo importante, tanti sacrifici perché
dal primo momento in cui ci siamo insediati era stato revocato il finanziamento, quindi abbiamo dovuto lottare un po', quindi ricorsi al TAR per strappare nuovamente questo finanziamento a questa chiesa che, come ripeto, è molto importante per la nostra comunità, quindi sono veramente felice. È un primo passo nel quadro di una riqualificazione globale poi della struttura? Sì, sicuramente. Noi adesso andiamo avanti con il parroco, tra le altre cose speriamo di poter fare altri passi con la curia e comunque formare anche un comitato poi qui locale per poterla completare, perché ripeto, è una parrocchia anche importante perché, perché riguarda una bella zona, la parte bassa di Via Grande, quindi ha bisogno, necessita, perché è fruibile come parrocchia, c'è al momento quella della chiesa di San Mauro, e quindi la gente è un po' disorientata in questo senso, anche se, ripeto, dista poco da qui, però è una parrocchia importante Santa Caterina. E ad Acireale invece il comune ha acquisito il vecchio tracciato della ferrovia. Stamani la firma della compravendita, nascerà un percorso ciclo pedonale. Sentiamo. Un percorso ciclo pedonale atteso da tempo e che adesso potrà diventare realtà dopo che il comune ha acquisito da Reti Ferroviarie Italiane il tratto dismesso lungo il costone della Timpa. Dopo l'atto di compravendita sottoscritto stamattina in municipio, via libera alla bando di gara per la realizzazione ad Acireale del progetto Aci Greenway. Ma ci lavoriamo da 3 anni, guardate, è una fatica essere arrivati a questo risultato, quindi di fatto oggi diventiamo come comune di Acireale, come cittadini di Acireale, titolari di questo percorso ex tracciato ferroviario. Abbiamo questo finanziamento già da almeno 2 anni decretato e finalmente adesso, cercando di stimolare l'ufficio tecnico a fare in fretta, questa sarà una delle 20-25 opere pubbliche che sono finanziate e pronte per essere, come dire, immediatamente avviate. Si tratta di una scelta precisa perché fa parte, risponde alle esigenze di vivibilità di questa città, fa il paio con la pista ciclabile che c'è al centro storico, con la ZTL che è partita, ma soprattutto con la valorizzazione di quello che è, credo, il nostro vero tempio della natura, della cultura, che è la Timpa di Acireale. Quindi la pista ciclabile, l'ecomostro abbattuto e l'acquisizione della gazzena, che in questo momento è una procedura in corso, stiamo reperendo le somme alla regione perché è chiaro che il bilancio comunale non può permettersi. È importantissimo, non importante. Io per me è come se si realizzasse un sogno. Abbiamo iniziato un percorso, io ma anche Roberto, tanto tempo fa. Mi ricordo di un'intervista di qualche anno fa in cui dicevo e affermavo che un'amministrazione si doveva intestare un progetto e portarlo a compimento. Uno di questi progetti era quello proprio di acquisire questo tratto ferroviario che ha un panorama stupendo a patrimonio del comune. E finalmente noi ci siamo riusciti, questa è la cosa più bella che noi potevamo offrire ai nostri concittadini. Ci siamo riusciti con tanti sacrifici, siamo riusciti ad avere questo finanziamento, abbiamo rimodulato il progetto per poter arrivare ad ottenerlo, ci siamo riusciti, questo è un risultato tangibile. Insieme a questo abbiamo fatto anche tante altre cose. Mi ricordo a memoria che è una cosa incredibilmente importante l'abbattimento dell'ecomostro, perciò noi stiamo salvaguardando la nostra Timpa in maniera effettiva e concreta. Un'opera che si sposa appieno con il turismo sostenibile, a battersi per questo comparto, l'IRSAT, un'associazione che si occupa appunto di ambiente, che sabato scorso a Biancavilla ha fatto il punto proprio sul turismo sostenibile, presentata anche una pubblicazione. Turismo sostenibile, una risorsa importante per la Sicilia, il punto su questa tematica. È stato tracciato nel corso di un convegno organizzato a Biancavilla dall'Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione su Ambiente e Territorio. L'iniziativa è stata patrocinata dall'Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dal Comune di Biancavilla. Nel corso dell'incontro illustrata una pubblicazione sul tema. Tra i vari interventi, oltre a quella del sindaco di Biancavilla Giuseppe Glorioso, attenzionata anche la tematica riguardante i parchi, da quello dell'Etna per continuare con quelle dell'Alcantara e delle Madonie.
Interessanti anche gli interventi sui cammini naturalistici e religiosi, inseriti in una nuova visione del turismo. Ma soprattutto noi stiamo parlando con le istituzioni che riescono a regolare un po' la loro attività. Abbiamo realizzato questa pubblicazione facendo anche alcune proposte, in particolare ne abbiamo fatto 7, prendendo a misure, quindi riuscendo a ragionare rispetto a quelle che sono vari tipi di legislazione. C'è una legislazione europea, ce n'è una nazionale, ce n'è una regionale. È possibile avere un turismo sostenibile? Come riusciamo ad avere un turismo sostenibile? Con quali azioni? Ci sono soggetti che hanno capito e che vogliono integrarsi, ma soprattutto riusciamo a contaminare il privato con il pubblico per fare in modo che questa consapevolezza della sostenibilità diventi una consapevolezza comune? Riusciamo a fare in modo che il bene Etna diventi un bene fruibile ma anche da tutelare? Riusciamo a fare in modo di fare sì che i nostri beni agricoli, i nostri beni culinari, le nostre ricette, i nostri paesaggi, i nostri musei possono essere fruiti, costare poco, essere a disposizione del turista ma anche della nostra cultura, e fare in modo che questo contamini veramente? Riusciamo a farlo non consumando suolo? Riusciamo a farlo non risparmiando acqua? Riusciamo a farlo avendo dei principi di modernità che sono quelli che poi servono non solo al turismo ma alla sostenibilità in generale? Voltiamo pagina, parliamo dell'emergenza sbarchi, lo facciamo occupandoci di un convegno che si è svolto stamani a Catania sull'altro volto dell'immigrazione. Si è parlato di integrazione e di come superare la Bossi-Fini puntando sull'inclusione. Presente anche il leader dei radicali italiani, Emma Bonino. Daniela Cantarella l'ha seguito per noi. Non è un'emergenza che passerà. Questo è un problema strutturale che starà con noi per decenni. Respingere gli immigrati non è la soluzione al più spinoso dei problemi attualmente in Italia. È venuta a ribadirlo stamane a Catania l'ex ministro degli affari esteri Emma Bonino, in visita in città per aprire a fianco del primo cittadino Enzo Bianco il convegno dal titolo L'altro volto dell'immigrazione. Inclusione, lavoro, integrazione e le riforme ritenute necessarie per una corretta politica sociale sostenuta dall'esponente dei radicali italiani, che mira al superamento della vecchia legge Bossi-Fini e ad una collaborazione di tutti i comuni, non solo italiani, ma anche e soprattutto europei. È un problema complesso, non è risolvibile, tra virgolette, però è governabile se non si fanno troppi errori. I livelli di intervento sono perlomeno 3, uno nazionale, e lì il problema è che sull'accoglienza diffusa solo 2.000 sindaci si sono prestati, ne mancano quindi all'appello 5.000, e quindi questi che sono intasati proprio perché gli altri non partecipano. Poi c'è il livello di pressione europea, e c'è l'incontro oggi del ministro degli esteri, credo che quello sia un altro tipo di pressione da fare. Per ora non ha dato grandi risultati, ma non è un motivo per desistere, anzi è un motivo per andare avanti. Noi abbiamo fatto delle proposte come continuare questa pressione, e poi c'è un livello internazionale che è quello di tutto il Mediterraneo, molto più politico, sulla guerra in Libia e avanti di questo passo. Quindi non c'è una soluzione miracolo, c'è una politica. Normalmente a problemi complessi le soluzioni sono complesse. Un appello che parte da una terra, la Sicilia, attualmente divisa tra due fuochi. Da un lato chi sostiene una politica dell'accoglienza, dall'altro le attuali proteste dei cittadini contro gli immigrati a Messina e le iniziative degli attivisti di Generazione Identitaria che il 22 luglio approderanno a Catania con la nave C-Star lunga 40 metri per imbarcare provviste e arruolare volontari in vista delle operazioni paramilitari volte a respingere i migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo intralciando le operazioni umanitarie delle ONG. In vista di una difficoltà così grande, diverse le ipotesi di soluzione lanciate dalla donna, storica esponente della politica italiana, visibilmente provata ma non sconfitta dalla grave malattia che la colpì nel 2015. La parola chiave, afferma la Bonino, è fare pressione non solo sui sindaci italiani ma anche sull'Europa. Noi abbiamo proposto l'applicazione all'interno del diritto europeo della direttiva numero 55
che autorizza anche uno Stato membro di fronte a flussi eccezionali a emettere dei permessi umanitari temporanei che con altre condizioni valgono anche all'interno di Schengen e consentano anche un'integrazione nei lavori temporanei, eccetera. Certo, bisogna che il Consiglio europeo autorizzi questa applicazione, ma questa è giusto la pressione che bisogna fare. E ad aprire i lavori, assieme alla Bonino, anche il sindaco di Catania Enzo Bianco, il capoluogo etneo, è tra le città europee maggiormente in prima linea nella gestione degli arrivi di migranti e nell'accoglienza di questi ultimi. Sentiamo l'intervista al primo cittadino. Nelle scorse settimane e nei mesi passati ho avuto sempre un'occasione di una collaborazione molto stretta con Emma Bonino, una donna che stimo molto, che anche sulle questioni delle politiche estere, del Mediterraneo, sull'attenzione verso il tema dei migranti ha sempre mantenuto una posizione di grande rigore e molto seria. L'ho incoraggiata nel promuovere questa iniziativa per la raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che tendesse ad affrontare in modo serio il problema dell'immigrazione. Per esempio superando la Bossi-Fini che si è dimostrata assolutamente inadeguata ad avere un approccio serio nei confronti dell'immigrazione. Lo stesso tema del reato di immigrazione clandestina si è dimostrato, come dire, incapace di fermare la spinta degli immigrati irregolari e nello stesso tempo ha sovraccaricato in modo enorme i nostri tribunali di un lavoro inutile che fa perdere tempo e che non produce nessun risultato. Noi siamo perché questa proposta di legge raccolga molte firme e siamo soprattutto perché l'Europa affronti finalmente in modo serio questo problema. L'idea di cui si parla oggi è un'idea plausibile, vera e seria, si utilizzino gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione per cercare di coinvolgere sempre più l'Europa a occuparsi di un problema e non a fare la politica dello struzzo che sta facendo sino a questo momento. Non si risolve nascondendo la testa nella sabbia, si risolve il problema o comunque lo si affronta in modo serio, in modo credibile, lavorando tutti insieme a livello europeo. Quindi stamattina per esempio la protesta, che non è una protesta, ma la chiamano presenza attiva a Sinaga del Messinese per 50 migranti che sono ospitati in un albergo. Guardi, Catania ha fatto la sua parte, la stragrande maggioranza dei comuni siciliani in questi anni ha fatto la sua parte, anche quando siamo stati lasciati soli per affrontare questo problema. I problemi scattano di solito quando c'è qualcuno che insuffa e cerca di fare venire fuori paure in un modo esagerato e non accettabile, o quando in piccoli comuni arrivano grossi numeri di migranti. Se in un comune di 1000 abitanti arrivano 300 immigrati, evidentemente si rompe un equilibrio. È la ragione per la quale noi come ANCI sosteniamo la tesi di diffondere nel territorio questa presenza. Fui io da Ministro dell'Interno nell'ottobre del 2000 a inventarmi la rete SPRAR, a cui oggi aderiscono 2000 comuni. Se anziché 2000 i comuni fossero 4000 in Italia, uno sforzo di tenere nel territorio una percentuale del 2, 3 per 1000, 4 per 1000, 5 per 1000 è uno sforzo sostenibile. Se questo sforzo, anziché farlo i comuni italiani o i comuni siciliani, lo facessero tutti i comuni d'Europa, sarebbe una percentuale ancora accettabile da affrontare. E il sindaco di Catania ha già un avversario politico che gli contenderà tra poco meno di un anno la poltrona di primo cittadino. Si voterà per le amministrative nel 2018 a Catania. Si tratta di un imprenditore nato a Palermo ma trasferitosi poi a Milano. Lo abbiamo incontrato. Nome Siculo, palermitano nelle origini, accento lombardo perché a Milano ha sempre vissuto. Da 3 anni però ha scelto Catania, città che ama, così come la sua compagna catanese Doc e gli amici, professionisti stimati con cui ora condivide un progetto ambizioso, risollevare le sorti della città. Di lui, imprenditore nel settore orologi e appassionato di musica, si parla da giorni nel capoluogo etneo, perché Salvatore Brucola, questo è il suo nome, ha deciso di scendere in campo e candidarsi a sindaco. Sì, 3 anni io ho visto e ho parlato con delle persone bisognose d'aiuto, hanno tutti gli occhi davvero chiusi e io desidero regalare questo sogno a questa città meravigliosa. A
avrebbe già una ricetta scritta che promette di svelare prossimamente. Lavoro e politiche per le famiglie più disagiate le priorità, ma ci sono idee per il trasporto, la sicurezza ed il commercio. Bruccola parla al plurale perché dietro di lui c'è già una squadra di professionisti pronta a dare il proprio contributo sulla base delle competenze, un impegno che nasce da un dialogo costruttivo con l'amico, il noto penalista Giuseppe Lipera. Gli altri nomi al momento sono tabù. Allora, io non ho nessun appoggio politico, io non sono né di destra né di sinistra, io voglio mettere a posto la città. Non parliamo di queste cose, questi bla bla bla, tutte queste persone che abbiamo seguito per molto tempo e hanno ucciso il mondo. Adesso Salvatore Bruccola metterà a posto questa cosa. Attenzione, ho uno staff meraviglioso, fatto di professionisti, non sono pochi, sono moltissimi e sono tutti catanesi, lo voglio specificare. Voltiamo ancora una volta a pagina, si intitola La bella Angelina ed è il libro della collega e scrittrice Rossella Iannello che è stato presentato lo scorso fine settimana ad Acireale, una storia vera che risale ai primi anni del Novecento. Sentiamo. Una storia vera accaduta agli inizi del Novecento, seguita inizialmente come cronista per il quotidiano La Sicilia, è divenuta poi un libro. La bella Angelina è il titolo della produzione letteraria della collega Rossella Iannello, che è stata presentata sabato scorso ad Acireale nella Sala Costarelli su iniziativa dell'omonima associazione. Il volume racconta di una 19enne catanese che si suicida gettandosi nel torrente del castello di Leucatia per sfuggire al matrimonio impostole dal padre con un avvocato 43enne. Il genitore non si rassegna alla morte della figlia e ne fa imbalzare amare il corpo che si trova ancora in una cappella gentilizia del cimitero di Catania. Un racconto affascinante, un lavoro che ha preso il via quando l'autrice è venuta a conoscenza 7 anni fa della presenza di quel corpo ancora intatto conservato nel Camposanto Etneo. Io con questo libro ho voluto ripercorrere la storia terrena di questa ragazza che 100 anni passa fa è morta suicida per sfuggire a un matrimonio impostole dal padre, ma ho voluto ripercorrere anche quello che è successo dopo la sua morte. La ragazza è stata imbalsamata per volere del padre, giace tuttora al cimitero di Catania e in questi 100 anni attorno a lei sono accadute tante cose. Per questo nel libro le do voce e faccio sì che lei stessa racconti cose accadute e ne sono accadute veramente di tutti i colori. Un esempio? Per esempio c'è stato anche chi si è innamorato di lei in qualche modo e ha deciso di prendersi cura di questo corpo che giaceva lì rifacendole un ambiente più confortevole e prendendosi cura anche del suo modo di essere lì. Adesso la nostra rubrica percorsi alla scoperta del territorio. Nuovo appuntamento con percorsi alla scoperta delle opere d'arte contenute nelle chiese della provincia di Catania. Oggi ci troviamo ad Acitrezza, frazione di Acicastello, nella diocesi di Acireale. Io sono in compagnia del direttore dell'ufficio dei beni culturali, Don Salvatore Coco. Ben trovato davanti alla chiesa madre di Acitrezza, una chiesa che lei conosce bene. È un bel luogo questo qua, quello di Acitrezza. Basta allargare un po' lo sguardo e ci troviamo davanti al mare con l'isola Lachea. Un tempo questo luogo era un luogo un po' abbandonato ed era soprattutto acquitrinoso, dove c'era molta acqua, palude ed era anche una zona molto sepolcrale, dove c'è molti sepolcri. È stata eletta dal principe del Reggio di Campofiorito per farlo diventare un porto commerciale allora. E ha avuto un buon intuito perché ha preso sviluppo a Acitrezza proprio da questa scelta che ha fatto il principe in quegli anni. Una chiesa edificata quando, Don Salvatore? La chiesa, la prima chiesa era dedicata a San Giuseppe ed è stata distrutta dal terremoto 1693. In seguito venne costruita questa provvisoriamente in attesa che fosse riedificata da capo per la chiesa. Quindi questa chiesa è molto piccola, era una cappelletta, man mano è stata costruita, ingrandita e ciò che era provvisorio è diventato definitivo.
però è una bella chiesa, una chiesa della memoria, perché questo fa riferimento, questo luogo fa riferimento alla vita che si svolge nel paese, nel mare, tra i marinai, e quindi un luogo del cuore. Un luogo frequentato da tanta gente, non solo pescatori come accadeva qualche anno fa, ma anche da tante famiglie. E certo, perché è un luogo dove ci si può incontrare gente che viene da diverse parti del mondo, ma anche da luoghi vicini come Catania, a passare il fine settimana, a frequentare anche la stessa chiesa, la stessa parrocchia, a vivere anche dei momenti liturgici. Questa chiesa è una chiesa che accoglie un po' tutti, anche le braccia che ci sono ai fianchi sta a indicare l'accoglienza che vuole dare a tutti coloro che per un motivo o l'altro si accostano. Ci troviamo a pochi passi da Cicastello, c'è una rivalità storica, possiamo dire, tra la città e la frazione. Sì, è una rivalità dovuta anche al fatto che originariamente Acitrezza era legata da San Filippo, e quindi di più era legata all'entroterra. Quando è stato fatto il comune, la clausola che hanno messo perché fosse costruita, fosse eretto il comune, e che fosse anche scelta Acitrezza, fosse inglobata con il comune di Acicastello. E allora da qui è nata una rivalità, quasi che fossero state come una combera del territorio di Acitrezza. E allora in poi si è sviluppato questo antagonismo, un antagonismo che diventa semplicemente folklore, non esiste più in quelle forme antiche. Presentandola, dicevo, una chiesa che lei conosce bene perché è stato parroco per alcuni anni qui. Sì, sono stato qui 9 anni, dal 1992 al 2001. Ed è stata una bella esperienza, anche perché di fatto è la mia parrocchia di origine, perché qui ho ricevuto i sacramenti, qui ho vissuto la mia fanciullezza e la mia giovinezza. Grazie a Don Salvatore, noi ci spostiamo all'interno per visitare questo tempio della diocesi di Acireale. Mi trovo con Don Giuseppe Cicala, esperto di beni culturali della diocesi di Acireale. Ci troviamo all'interno della chiesa. Don Giuseppe, ben trovato. Partiamo. Grazie. Dalla volta di questa chiesa, cosa rappresenta? La volta della chiesa madre di Acitrezza rappresenta il ciclo pittorico della vita di Giovanni Battista, che inizia già con la visita dei due personaggi come la Vergine Maria e Santa Elisabetta. Infatti dice che il bambino sussultò nel grembo, e proprio c'è questo abbraccio che è un abbraccio biblico che tutti conosciamo. Poi Zaccaria, che diventa muto poiché non crede nella parola del Signore, e scriverà in una tavoletta il nome di Giovanni, il nome che sarebbe stato il nome dell'ultimo dei profeti, di colui che avrebbe battezzato nel Giordano, colui che il mondo non può contenere. Vediamo adesso gli affreschi di questa chiesa, affreschi che sono stati restaurati recentemente. Gli affreschi non tutti sono stati restaurati recentemente, ma solo la calotta absidale. E come ogni restauro, si dice sempre che è un tradimento. Infatti alla nostra sinistra vediamo il restauro, il migliore dei restauri riuscito, quello dell'angelo orante, che rappresenta proprio una preghiera che si alza dalla terra al cielo affinché il nostro essere possa divinizzarsi. Ma all'interno della chiesa vediamo degli elementi ben diversi, che ora inizieremo a guardare in modo approfondito, come un connubio tra un inizi di 800, un 900, un fine degli anni 80, un inizio anzi del 1980, e poi opere molto più importanti che scopriremo. Dove ci spostiamo? E ci spostiamo subito al Battistero per poi fare un giro. Ogni parrocchia ha il suo fonte battesimale, parliamo di questo, a che epoca risale, Don Giuseppe?
E questo fonte battesimale ha una tripartizione. Infatti la prima parte è stata riciclata da un'antica balaustra, dalla balaustra della chiesa precedente. La seconda parte invece è il fonte originario ancora precedente a questo tempio, e successivamente sopra vediamo un tempietto ligneo che ha un'apertura, come potete ben notare, e in questo luogo i bambini venivano battezzati. Alla sommità del tempietto troviamo l'agnello con i sette sigilli, l'agnello dell'Apocalisse, che poi rappresenta anche Giovanni il Battista, colui che nel fiume Giordano ha battezzato Gesù di Nazareth. Tutto per questa edizione del telegiornale, non ci sono altre notizie. Vi ricordo che questo TG potrete riseguirlo come sempre su internet, sul nostro sito all'indirizzo reitv.it, sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Vi lascio adesso al meteo e poi alla programmazione della rete. Grazie per averci seguito sin qui e a voi tutti buon proseguimento. Appuntamento con il meteo, le previsioni del tempo in Sicilia del 18 luglio, cielo da sereno a parzialmente nuvoloso, venti deboli, mari calmi. Le temperature da 12 gradi ad Enna a 32 a Catania e Siracusa, nel capoluogo etneo e nell'Interland 21 gradi la minima, 32 la massima.